Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi ti parlerò di un altro mito da sfatare, ovvero che l'alluminio è brutto, l'alluminio quello di una volta è solo per i capannoni, per le attività industriali. Questo mito è completamente falso perché i profili in alluminio di oggi sono veramente molto molto belli, come puoi vedere tu stesso. Questo tra l'altro è un serramento slim che è molto indicato per i loft perché ha questa particolarità, questo design del fermavetro veramente veramente bello. La parte esterna, questa viene incassata nel muro, si vede solo questa parte qua piccolissima. Anche la colorazione, questo è un grigio luce opaco, c'è un infisso che è stupendo. Questo l'ha scelto un architetto per un attico che abbiamo fatto a Ravenna, puoi trovare l'articolo nel blog, le grandi vetrate di Olimpia, è venuto un attico veramente strepitoso. Perché sono così sicuro che questo mito non è vero? Prima di tutto perché le più belle ville realizzate in tutto il mondo e non solo in Italia sono realizzate o in alluminio o in legno, nella variante legno-alluminio, o in acciaio. Questo qui vale per il 99% dei casi. Di ville in PVC ad esempio se ne vedo talmente poco. Il PVC è un materiale più utilizzato in un'edilizia popolare quando c'è bisogno di risparmiare. Quando si cerca il design esagerato, quando si cercano misure enormi, quando si cercano prestazioni di durata, profili snelli e sottili, l'alluminio e l'acciaio sono i numeri uno. Soprattutto nelle ville che si stanno facendo adesso, e quindi grandi vetrate, aperture enormi, a volte anche senza schermatura solare esterna, quindi l'alluminio è sempre sollecitato agli agenti atmosferici, alla pioggia, al sole, caldo, freddo, vento, è il materiale migliore. Meglio dell'alluminio c'è solamente l'acciaio, però un acciaio deve essere a taglio termico, ha dei costi 2-3 volte superiori a un infisso in alluminio, è per quello che l'acciaio viene usato in delle ville ancora più prestigiose, dove c'è il cosiddetto no limit budget. Altra cosa importante, perché dico che non è vero? Guardiamo dove viene utilizzato l'alluminio. A me sembra che questo oggettino qua, che alcuni dicono avere un design meraviglioso, e io sono d'accordo, perché è sottilissimo e bellissimo, è completamente in alluminio. Ok? Quindi non è vero che l'alluminio è per i capannoni. Oppure guardiamo una Tesla. La Tesla, anche quella è una macchina completamente di design, realizzata in alluminio. Una Pagani Zonda è realizzata in alluminio. Cioè tutte le cose molto particolari, molto belle, e spesso molto di design, sono costruite in alluminio, perché è un materiale leggero, è un materiale bello, è un materiale che ti permette di fare tantissime cose. Quindi questo mito dell'alluminio che è da capannone, che è brutto, è completamente sfatato. Probabilmente chi dice questo fa un po' il gioco della volpe con l'uva, non ha dei bei prodotti, o è uno che non è aggiornato, oppure è semplicemente un cliente che ancora non ha visitato uno showroom o un produttore che abbia dei serramenti veramente belli di design, dei serramenti come questo qua. Ti ricordo che i serramenti, oltre ad essere belli, devono essere funzionali, quindi devono garantire un isolamento termico, acustico e all'effrazione, a secondo delle tue esigenze, fatto come si deve. E questo si ottiene non solo con il serramento, ma soprattutto con la progettazione della posa in opera. Se vuoi scegliere serramenti in alluminio, di design o in acciaio e essere sicuro del risultato, affidati al sistema Bisacchi, che è l'unico sistema testato e garantito che ti permette di avere infissi belli, resistenti e sicuri per sempre. Ciao e al prossimo video!